Partiamo dalle dichiarazioni del primo cittadino d'Alberto nei giorni scorsi, che ha dichiarato che questa operazione è un'operazione a costo zero per le casse del comune, un'operazione neutra, un'operazione che si autofinanzia. Certo, si autofinanzia probabilmente, anzi sicuramente, con le tasche dei cittadini, perché prevederebbe appunto oltre 5 milioni di euro più interessi al 5%. A fronte della cessione della gestione sportiva, della zona dell'area sportiva, piuttosto anche quella commerciale. Ma facciamo un passo indietro per dare la fotografia di quello che è stato solo 4 anni fa, nel 2020, dove l'allora gestore Cantagalli cedette la gestione sportiva e commerciale all'attuale gestore Iachini per una cifra di 3 milioni di euro. Solo 4 anni dopo, un quarto del tempo è passato rispetto alla naturale scadenza del 2036, e la gestione sportiva verrebbe venduta ad oltre 5 milioni di euro, piuttosto che al 25% in meno del valore dell'allora operazione, ma senza l'area commerciale, solo quella sportiva. E quindi qui diciamo al punto di vista logico è tutto illogico, perché non ha una quadra tecnico sul profilo economico, e questo potrebbe essere configurato un vero e proprio danno erariale. Secondo il nostro punto di vista la proposta non supererà il Consiglio Comunale, proprio perché questo vorrebbe dire una pietra tombale sulla giunta d'Alberto. Vorrei concludere facendo una proposta, e cioè: con questi 5 milioni di euro quanti campi da calcio potrebbero essere costruiti per i nostri settori giovanili? Oppure, in alternativa, restituiamo alla città il vecchio stadio comunale.